Bene, buonasera, benvenute e benvenuti a tutti e permettetemi in modo particolare agli studenti che vedo numerosi qui presenti. Come avrete visto dalle locandine, l'incontro di oggi sarà un dibattito confronto a tre, anche se nelle locandine di Nelvero avevamo messo due. Mia colpevole dimenticanza, quando ho preparato il testo della locandina, non ho fatto riferimento al professor Carlo Vuracchi, che condurrà il colloquio con il dottor Domenico Zoppetti, Antonio Zoppetti e il professor Domenico De Martino, e gli chiedo adesso pubblicamente regno. Prima di entrare, di presentare i tre relatori, diciamo, ricordo che il giorno 3 aprile alle 17.30 ci sarà un incontro con lo storico Fabio Todero, che presenterà. Lo storico Fabio Todero è docente anch'egli all'Università di Trieste, poi collabora con altre istituzioni, collabora con il professor Pupo, e presenterà il suo libro Terra Redenta, Terra Contesa, Friuli, Venezia e Giulia nella guerra del 14-18. E vi invito naturalmente fin d'ora a partecipare. L'incontro di questa sera. Il professor Carlo Vuracchi lo conosceranno moltissimi, ha insegnato al liceo Pardi Maiorana di Pordenone e assieme al compianto professor Paolo Citronofri ha scritto e curato la pubblicazione di due libri, Tommaso Tolentino, Storia di Francescano, e poi del pordenonese Odorico da Pordenone. Il dottor Antonio Zoppetti, giornalista, saggista e studioso della lingua italiana, mi ha raccomandato di non presentarlo come studioso di linguistica, studioso della lingua italiana, ha pubblicato diversissimi libri sul tema che sarà oggi oggetto del dibattito. Qui troverete in vendita Diciamolo in Italiano, che è forse il suo libro, dico forse, il suo libro più conosciuto, ma numerosi altri libri sullo stesso tema. Ricordo tra i vari titoli Lo tsunami degli anglicismi, gli effetti collaterali della globalizzazione linguistica. Come avrete capito, la missione, si può dire missione? La dice come vuole, se ne assume le responsabilità. La missione del dottor Zoppetti è studiare questo fenomeno di questa eccessiva presenza e ingerenza della lingua inglese nella lingua italiana, che è, secondo lo studioso, non si può definire come prestito linguistico. Ed infine il professor Domenico De Martino, del quale io sono stato allievo all'Università di Udine quando lui insegnava filologia dantesca, ed io ero un allievo discolo, ero veramente come uditore, insomma, ma lì ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato. Sono molto più anziano di lei, questo dobbiamo. Teoricamente potrebbe essere così. Il professor Domenico De Martino, che come dicevo ha insegnato filologia dantesca per numerosi anni all'Università di Udine, è docente adesso di letteratura italiana all'Università di Pavia, e mi piace sottolineare per me questo soprattutto, direttore artistico del Festival Dantesco di Ravenna. È un festival che è iniziato una decina d'anni prima che ci fossero le celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante e che sta continuando tuttora. È un festival che si tiene grosso modo nel mese di settembre, una settimana, decisamente da frequentare.
ci sono studiosi, specialisti di Dante, ma ci sono anche momenti di rappresentazioni teatrali, concerti, eccetera. Ed infine il professor Domenico Di Martino è collaboratore dell'Accademia della Crusca. Ha pubblicato numerosi saggi e curato numerosi libri di tema dantesco, naturalmente, ma non solo. Ricordo che è stato curatore di una serie di studi pubblicati con la terza, se non ricordo male, fuori l'italiano dall'università inglese, internazionalizzazione, scusate, politica linguistica. È un convegno, che comunque una serie di saggi che a cura dell'Accademia della Crusca sono stati raccolti e pubblicati a seguito della decisione del Politecnico di Torino di far frequentare i corsi di studio superiore agli studenti di ingegneria e mi pare anche, non ricordo quale altra disciplina, soltanto in inglese. Naturalmente l'Accademia della Crusca ha sentito giustamente il compito e il dovere di affrontare questo problema e questo fenomeno. Non mi dilungo oltre, cedo il microfono per l'apertura al professor Carlo Buracchi. Chiarisco un paio di cose prima di iniziare. Io non sarò un relatore perché ci siamo accordati nel condurre la serata come un confronto di idee tra i due invitati e quindi dare piuttosto l'importanza di una conversazione sugli argomenti che sono stati anticipati. Ci siamo anche accordati per darci del tu tra di noi in modo da fare una cosa meno ingessata e meno paludata. Potrei iniziare dicendo che, per dare il senso della discussione che abbiamo di fronte, che la sala è full, o se volete è sold out, perché adesso si dice così. Io continuo a dire che la sala è piena e che i posti sono tutti esauriti. A parte la battuta, la domanda che si pone nella locandina, dove va? La lingua italiana nasce dalla considerazione di un fenomeno che progressivamente si ingigantisce, che tutti abbiamo sotto gli occhi: l'invadenza delle parole inglesi, che non sono più, come diceva Durio, dei veri e propri prestiti di necessità, ma sono parole che scalzano senza nessuna necessità, come il caso di sold out e full, le parole che abbiamo sempre usato. Quindi una anglicizzazione strisciante del linguaggio colloquiale, una anglicizzazione crescente del linguaggio dei giornali, del linguaggio della pubblicità, e quello che è più grave è appunto la penetrazione dell'inglese come lingua di insegnamento, prima a fianco dell'italiano e poi esclusiva di sempre più numerose facoltà universitarie in diverse città d'Italia. La prospettiva è quella di avere da una parte un italiano della comunicazione corrente sempre più incomprensibile, sempre più opaco, poco trasparente nella comunicazione quotidiana, e dall'altra il declassamento dell'italiano da lingua della cultura a 360 gradi, ruolo che è stato conquistato con secoli, è stato costruito, no, con secoli di cultura, a lingua subalterna
in una specie di nuova diglossia in cui l'inglese è la lingua della cultura che dà accesso alla conoscenza e l'italiano diventa la lingua della comunicazione familiare, della comunicazione informale, e perde la capacità di esprimere la realtà e soprattutto la realtà alta a tutti i livelli. Per cui cedo subito la parola formulando la domanda della locandina ai due ospiti che mi affiancano in ordine alfabetico, poi invertiremo, quindi prima il De Martino. Dove va, dette tutte queste cose che possono essere contestanti, dove va la lingua italiana? Mi piacerebbe rispondere subito alla domanda dove va la lingua italiana, ma alcune precisazioni devo farle prima, alcune tecniche e altre più vaghe. Allora, il professor Dubbio ha detto che io collaboro, e questa è la verità, da moltissimi anni con l'Accademia della Crusca. Io sono però solo un collaboratore, come dire, tecnico, non sono un accademico, non parlo a nome dell'Accademia della Crusca, non mi permetterei mai, e in ogni caso non ne ho l'autorità, né nemmeno il desiderio peraltro, e perché tocca ad altri queste cose, quindi io dirò delle cose che riguardano soltanto le mie convinzioni, non quelle minimamente dell'Accademia della Crusca, che ha tutti gli strumenti per esprimere i propri punti di vista, il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti gli accademici. Seconda precisazione, io in genere, questa è una prova di amicizia verso il professor Dubbio, io in genere evito questi argomenti, perché sono argomenti diciamo in cui spesso si può cadere in trappolette ideologiche e comunque divisive. Se voi andate su internet, su qualunque dei social, su problemi di ordine linguistico di questo tipo, o grammaticali, apostrofi, accenti, scorre il sangue, cioè si rompono amicizie, si dà del cretino, dello stupido, dell'ignorante al primo che passa, e questo, diciamo, non è proprio il mio genere e vorrei evitarlo, e di trovarmi anche, dico, Zoppetti non è certamente di questi, ora parlerò anche di lui, attenzione, ma non vorrei trovarmi nei confronti vostri in una situazione del genere, anche perché, e qui metto le mani avanti, mentre io sono un, come dire, un poco più che un passante, uno che si occupa di queste cose indirettamente, il dottor Zoppetti è uno che ha dedicato competenze, studi, attenzioni, pubblicazioni specificamente a questo argomento. Quindi preciso fino ad ora che al 50%, almeno a occhi chiusi, io sono d'accordo con quello che dirà. Detto questo, questo non è per diminuire, anzi è proprio una forma di rispetto precedente ad ogni riflessione. Io ho anche una convinzione che mi nasce proprio dall'osservazione del mondo più che della lingua, cioè che è un pochino anche della storia, cioè che ci si occupa animatamente di problemi linguistici minuti, cioè di aspetti singoli del tema linguistico in generale della lingua, quando non si riesce più a parlare, non si ha più la possibilità di parlare delle cose. Oggi ci si accapiglia molto su questi temi in un tempo che mi sembra in cui tutti noi abbiamo perduto la possibilità di intervenire, anche la speranza, la convinzione di intervenire sulle cose del mondo. Io vengo da una generazione in cui abbiamo pensato di cambiare il mondo in quattro balletti, quattro studenti vestiti con l'eschimo che cambiassero, potevano cambiare il mondo. L'idea forse sballata, ma la convinzione c'era ed era diffusa in più zone della società, mentre oggi credo che nessuno abbia più l'idea, o molti pochi abbiano l'idea di poter cambiare il mondo. E quindi la riflessione linguistica, e c'è una ragione profonda, perché la lingua, già Dante lo diceva, è la cosa
che sta più vicina al nostro cuore in qualche modo, che sta più vicina alla nostra natura. Quindi è l'ultimo baluardo che sentiamo di difesa di un'identità. La lingua è un fatto identitario, è un fatto identitario emotivamente, affettivamente, ma lo è anche da un punto di vista più concreto, anche da un punto di vista, lo vedremo, ne parleremo magari più avanti, di è un elemento identitario della nostra storia, della nostra cultura, della nostra civiltà e di tutto il resto. E arriviamo, dopo questa, scusate, lunga premessa, alla risposta. La risposta che mi verrebbe naturale, così dal cuore, è: se mi fermano per la strada e mi chiedono, fanno questa domanda, io risponderei: la lingua va dove vuole. La lingua è come un fiume. Lo diceva un grande linguista, se non ricordo male, non che fosse un grande linguista che lo dicesse, mi sembra, che era Giovanni Nencioni, è stato presidente dell'Accademia della Crusca dagli anni 70 fino al 2000, per quasi 30 anni, che la lingua è un fiume che passa attraverso, come un fiume, che passa con velocità diverse a seconda dell'inclinazione del terreno, si trasporta dietro una volta alberi abbattuti, una volta tracce ferrose, un'altra volta più calcio che altro, e così via, e cambia continuamente. E quando si fa una diga, che cosa fa l'acqua? Sale, o si apre l'apertura della diga, o passa di sopra, o cerca un'altra strada per ritrovare la sua linea. La sua linea che sa solo il fiume, fra l'altro. La lingua non si può, sulla lingua non si può agire. La lingua va dove vuole. Questo, io a questo punto, quando mi capita di arrivare a dire queste cose, poi dico, mi viene sempre un esempio molto banale, che è quello che riguarda un tema a me caro, quello del fritto. A me diceva, che c'entra? Il fritto è una cosa buona, no? Le cose fritte, si dice il fritto fa male. In realtà non è vero, lo sappiamo, fa male se io mangio un chilo di patate fritte tutti i giorni, cioè ne mangio due, tre, un po', una volta al mese, non fanno assolutamente niente. Così certi fenomeni che noi avvertiamo come importanti, che sentiamo come dolorosi, che possono produrre danno, bisogna anche un po' valutare la quantità di questi fenomeni, valutarla con attenzione. Molte volte appunto non si riflette abbastanza, ma si parla di temi. Si parla senza riflettere pienamente. Vediamo a volte la punta dell'iceberg e ci accaniamo contro quella punta, quando poi il problema invece magari è sotto. In questo caso io credo che il problema spesso sia di quei temi che accennava sia il professor Duilio, sia il professor Voraghi, a volte sono solo la punta di un iceberg. Ci sono dei problemi che sono linguistici, interni alla lingua, e ci sono dei problemi che invece vengono da fuori e si ribaltano sulla lingua. Questa è una prima distinzione così molto familiare che possiamo fare. Poi c'è anche, oltre ai problemi linguistici, un problema, diciamo, della linea parallela alla lingua. Per parlare bisogna sapere che cosa dire. A volte ci dimentichiamo, ci attacchiamo con un impulso anche emotivo al ricordo. Io vado giù un po' pesante, ma bisogna un po' mettere di pepe nelle cose, se no che si campa a fare. E a volte abbiamo nostalgia della nostra maestra, quella che risolveva la vita con una penna rossa o blu, ci diceva questo è bene, questo è male, non avevo fatto errori, prendevo 9 e tornavo a casa ed ero felice, avevo fatto errori, mi dava 4, ero triste, ero fuori dal mondo, mi sentivo depauperato, mi sentivo perso. È un modo semplice di affrontare la vita. La vita, lo sappiamo tutti, non è fatta di matite rosse e blu. A volte sì, la matita rossa e blu corre e siamo nella cacca. A volte no, a volte tutto va bene e siamo disperati. La vita è molto complessa, lo sappiamo.
a volte ci dimentichiamo, per amore di questa immagine in cui tutto si risolve in un sì e un no, che ci tranquillizza in qualche modo, ci dimentichiamo di un fatto, che una lingua, e qui c'è un problema, se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè noi pensiamo attraverso le parole, cioè noi non possiamo pensare altro che ciò che riusciamo a esprimere in qualche modo a parole, altrimenti sono delle emozioni, come dire, incontrollate, delle nuvole colorate che ci prendono. Una lingua è però, si sviluppa anche per i pensieri che noi abbiamo. Se noi abbiamo dei pensieri complessi, abbiamo bisogno di una lingua più articolata, di una lingua che li tenga dietro, che sia in grado di cogliere tutte quelle sfumature, tutte quelle ricchezze che la nostra vita ci propone, i nostri pensieri. Noi siamo forse una lingua indebolita in questo momento, abbiamo l'impressione di essere una lingua indebolita. Una delle cose è, ma ce ne sono mille, perché noi parliamo ora degli anglicismi, ma ci sono delle vere brigate in difesa del congiuntivo, e per il po con l'apostrofo scorre sangue, e per qual è senza l'apostrofo siamo disposti a ammazzare dei parenti. Tanti sono questi temi rilevanti che noi rileviamo come importanti, che ci sembrano importanti, ma a volte ci perdiamo e ci domandiamo, e se guardiamo i giovani oggi, la cosa ci fa dolore, siamo in grado di pensare, pensiamo quanto potremmo pensare, o siamo noi stessi che stiamo ammazzando noi stessi o altri, che stiamo facendo del male alla nostra lingua, cioè a noi stessi. Oggi non è richiesto di pensare tanto. Molte parole inglesi, ora anticipo temi, li butto un po' così, molte temi inglesi vengono dalla politica. È chiaro, il latinorum è sempre in agguato, vengono dall'economia. Io è chiaro, se incontro un amico e mi dice, sai, mia figlia si sposa, io dico, ah bene, certo, sai, abbiamo trovato una bella location per il matrimonio. Io capisco che lui ha speso un sacco di soldi e che me lo vuol far sapere. Se mi dice, ho trovato un bel posto dove facciamo il matrimonio, capisco che è la solita aia presa da un amico a pochi soldi. Non è la parola, non è il problema linguistico che è importante, è il mio essere provinciale, è il mio essere schiavo di una cultura economica, politica, che mi impone delle cose. Allora bisogna stare attenti a non confondere le due cose. Forse tutta l'energia che noi mettiamo, tutta l'energia che noi mettiamo per difendere un apostrofo, un accento, un full, un sold out, la mettessimo nel difendere la scuola, per esempio, la mettessimo per dare ai professori, scusate, io non prendo soldi, a dare ai professori più soldi, più riconoscimento del loro valore, della loro centralità. Ricordiamoci sempre, questo è il vero problema. Il giorno in cui in questo paese cedono le scuole, finisce qualunque lingua del nostro paese. Questo è il tema. Noi stiamo sostenendo, dico il paese in generale, un'idea di scuola che punta sempre più a Amici di Maria De Filippi. Questa è una catastrofe. Se poi si mette un apostrofo o un accento, la lingua va dove vuole, la lingua si salverà comunque, forse non ci salveremo noi. Grazie. A volte essere d'accordo è bello, sì. Però non essere d'accordo è proficuo. Se no, siamo d'accordo. Allora, se vi chiedono dove va la lingua italiana, se va, io vedo un po' un baratro invece. Allora, facciamo un po' il punto sulla situazione. La lingua italiana, che un tempo aveva una dimensione europea fortissima, nel Rinascimento i termini italiani erano esportati in tutto il mondo, poi con la musica nel 600, il dramma, insomma, aveva una forte tradizione. Galileo
scrive per la prima volta in italiano rompendo la diglossia con il latino e crea una prosa scientifica italiana. Bellissima, tra l'altro, perché più che un linguaggio specialistico arrivava proprio a tutti, era una bella prosa precisa, e ha fondato una prosa che è stata imitata anche in modo patriottico da tutta un'altra serie di scienziati, Vallisneri, Lazzaro Spallanzani ha confutato nel Settecento la teoria del più grande naturalista del Settecento, che era un francese, Buffon, che scriveva in francese. La scienza è nata inizialmente soprattutto nelle lingue locali, spezzando questa lingua del sapere, della cultura, che era il latino. Ecco, oggi l'italiano rischia di non essere più in grado di esprimere con i propri termini, con la propria terminologia, l'ambito scientifico, perché la lingua internazionale è diventata l'inglese. Questo si vede anche nella scuola. Prima si accennava al problema del Politecnico di Milano, che nel 2012, in realtà i primi segnali erano stati fatti dal Politecnico di Torino, che ha cominciato a erogare dei corsi in inglese facendo entrare gratis, quindi discriminando fondamentalmente, per incentivarli, discriminando fondamentalmente chi voleva apprendere invece in italiano e doveva pagare la sua retta. Nel 2012 il Politecnico di Milano è andato oltre e quindi ha deciso di estromettere proprio l'italiano dalla formazione universitaria. C'è stata una grandissima protesta da parte di una serie di docenti del Politecnico, ci sono state delle lunghe cause, intervenuta anche alla fine la Corte Costituzionale, perché è stato sollevato anche questo problema, e la Corte Costituzionale ha sancito la primazia dell'italiano sulla carta, cioè bisognerebbe che la maggior parte dei corsi fossero in italiano. Di fatto il Politecnico ha aggirato questa sentenza mettendo qualche corso in italiano qua e là, anche magari quelli minori, quindi di fatto è riuscito ad aggirarlo. La grande polemica all'epoca era proprio in questo, che era stato visto un progetto pilota. Il mese scorso è successo che l'Accademia l'Università di Bologna, nella sua sede di Rimini, ha deciso di togliere un corso di economia e turismo che c'era sia in italiano sia in inglese e farlo solo in inglese. Allora con la mia associazione Italofonia abbiamo iniziato una protesta durissima con molte lettere di protesta, e la Crusca finalmente ha recepito la nostra richiesta ed è intervenuta, e quindi la notizia è arrivata anche sui giornali. Allora, qui abbiamo un italiano che a livello europeo non è più la lingua del lavoro nell'Unione Europea, anche se noi siamo i fondatori. Adesso la lingua di lavoro è fondamentalmente l'inglese, un po' anche il francese e il tedesco, l'italiano è stato estromesso e nella politica non ha fatto niente, no? Una regressione. In un'Europa che ha deciso di investire tutto sull'inglese, però l'Europa sulla carta nasce all'insegna del plurilinguismo, non è l'inglese la lingua ufficiale dell'Europa, lo è di fatto, è anche introdotto in modo un po' surrettizio. Qui abbiamo fatto delle proteste alla von der Leyen, che ha deciso di comunicare agli europei in inglese, ma anche con gli sfondi che prima erano, c'era scritto in multilingue, no? L'Unione Europea, e adesso sono passati all'inglese, no? La scienza ha dei meccanismi per cui se uno pubblica in italiano poi non è letto, la lingua inglese diventa un po' di prestigio. L'università comincia a erogare corsi di inglese perché nelle famigerate, nei famigerati criteri e parametri di classificazione internazionale, uno di quelli più forti è proprio la capacità di attrarre studenti stranieri. E allora che cosa fanno? Erogano i corsi in inglese. Intanto gli italiani non hanno altre possibilità, se vogliono, non è che possono studiare l'università italiana da qualche altra parte, alla fine passano sotto queste forbicondine. Però qui è in gioco, e qui mi sono sorpreso che non esca sui giornali, il diritto allo studio nella propria lingua madre, che è una cosa
secondo me, che bisognerebbe porre almeno sul tavolo di discussione. Noi abbiamo un'espansione dell'inglese che vuole, c'è un progetto che lo vuole rendere, lo vuole ufficializzare come lingua dell'umanità. E qui torniamo un po' alla diglossia. Questo inglese internazionale è la lingua di chi? Non è la lingua, è la lingua delle élite, di una piccola parte dell'umanità, dell'Occidente. In realtà, se guardiamo invece i numeri, è capito da meno del 20% della popolazione. Questo vale anche per l'Europa, è conosciuto da una minoranza dell'Europa, che è anche distribuita male, nel senso che è squilibrata, ma cioè, è molto conosciuto l'inglese dei paesi scandinavi, oppure in Olanda, pochissimo in Spagna, Francia, meno anche in Italia. Quando la von der Leyen fa i suoi discorsi agli europei in inglese, sta tagliando fuori una fetta della popolazione molto importante, si sta rivolgendo a una minoranza, e paradossalmente risulta più facile capire che cosa succede per un australiano, per esempio, che conosce l'inglese, che non per un rumeno, per un italiano, per uno spagnolo. Quindi c'è una forte regressione dell'italiano. La perdita eventuale della scuola, cioè dell'università, se la scienza nasce in italiano, se l'università è una conquista dell'italiano, no? Prima, inizio con le accademie, ma prima l'università si insegnava in inglese, ecco che questo stiamo proprio tornando indietro. Questo inglese globale che si allarga e che vuole essere ufficializzato anche all'interno dell'Europa ha delle tendenze un po' cannibali, cioè un po' la lingua glottofaga. Le conseguenze di questo si sono viste molto in paesi come paesi africani, ci sono molte lingue minori che sono morte proprio perché l'inglese, soprattutto introdotto nelle scuole coloniali, poi ha portato alla perdita delle lingue. Ma anche in Europa abbiamo l'islandese, che è una lingua a rischio. Gli islandesi sono molto pochi, sono 300.000 circa, conoscono bene l'inglese, poi hanno avuto una grossa crisi economica. E cosa succede? Non sono un mercato appetibile per le multinazionali, che non producono i film, ma neanche le interfacce informatiche o semplicemente gli assistenti vocali tipo i Siri, insomma. Quindi cosa succede? Sta nascendo una generazione che ormai parla soprattutto in inglese, con il risultato che alcuni, che parlano anche gli studenti, ma anche quelli giovani, nell'intervallo parlano tra loro in inglese. Quindi c'è veramente una regressione, una perdita della lingua nativa. E qui l'italiano sta andando un po' in questa direzione, forse sì. L'ultima cosa, e poi chiudo, questa espansione dell'inglese attraverso soprattutto le multinazionali, ma anche questi progetti politici, non dimentichiamo che l'inglese, come anche il francese e lo spagnolo, è una lingua coloniale molto forte, che ha una tradizione e sa benissimo quali sono le politiche linguistiche e la modalità per esportare la sua lingua, no? Questo è stato teorizzato anche esplicitamente da Churchill, c'era il progetto del Basic English che andava in questa direzione. Insomma, ci stiamo scontrando con una lingua molto forte in espansione, e tutti gli anglicismi che entrano nell'italiano, che sono una marea, poi se volete possiamo vedere anche i numeri, sono un po' l'effetto collaterale di tutto ciò. Cioè, se la lingua inglese diventa la lingua superiore, la lingua della cultura, questa diglossia culturale poi si riflette in una sorta di diglossia lessicale, insomma. Davanti alla parola inglese la preferiamo rispetto a quella italiana. Perché diciamo manager? Perché rispetto a responsabile si carica di una maggiore evocatività o di una connotazione positiva rispetto all'italiano. Come la svalutation di cent'anni. Per concludere, la lingua va dove vuole, sentivo dire, sì, ma la lingua va dove vuole chi? Nel senso che non è che è una cosa, cioè noi abbiamo a che fare con una classe dirigente molto anglicizzata,
che preferisce l'inglese, che lo sta introducendo in modo sistematico nella politica, sui giornali, e noi abbiamo a che fare ormai con una sostituzione del significante, cioè se una parola ha il suo significato, ha anche un significante, cioè la forma della parola, il suono e il modo di scriverla. Allora se noi diciamo vision invece di mission e tutto il resto, stiamo proprio cambiando il significato, il significante delle parole, prendendo dei suoni in inglese. Allora il problema è questo, cioè la lingua del bel paese dove si suonava si rischia di trasformarsi in una lingua che, introducendo un numero eccessivo di anglicismi, ne snatura l'identità, il suono, no? Nel Settecento si parlava molto dell'indole linguistica, ecco. E la comparsa dei fenomeni come l'ibridazione delle parole, cioè queste parole ibride che sono sempre di più, non sono più né inglesi né italiane, no? Quindi noi screniamo la popolazione, googliamo, e poi ci sono tutte queste espressioni che si ricombinano tra di loro, abbiamo il baby pensionato, abbiamo il libro game, ecco, la lingua si sta snaturando, nel senso che, torniamo alla norma dell'italiano, cioè queste parole inglesi hanno questo problema, violano il modo di scrivere e di pronunciare dell'italiano. Quando diventano numericamente esagerati come frequenza nella nostra conversazione, ecco che snaturano completamente la lingua. Poi, se questo può essere cambiato, etichettato come un normale cambiamento, evoluzione della lingua, non lo so. Io vedo una forte regressione, vedo un italiano che sta spezzando i suoi legami storici che ci comprendono ancora oggi di comprendere Dante, e sta prendendo una direzione che io non chiamerei più italiano, semplicemente perché viola le regole della pronuncia, dell'ortografia dell'italiano. E quindi, se questo è italiano, che si riscrivano le grammatiche, dico sempre provocatoriamente, no? Perché il numero degli anglicismi è veramente elevato, e quello che colpisce soprattutto è la velocità di incremento. Se noi vediamo le statistiche tratte dagli spogli dei dizionari, vediamo che fino all'Ottocento c'erano pochissimi anglicismi, 200, insomma, e nel dopoguerra cominciamo a importarli in modo sempre sistematico e sempre più ampio. Che cosa succede? Che nel 1990 sul Devoto Oli c'erano circa 1600 anglicismi, parole inglesi crude, cioè non adattate, sto parlando di anglicismi proprio non adattati, crudi. Ecco, sullo stesso dizionario nel 2020 sono diventati 4.000. Se questi, oltre al numero che si possono registrare in dizionari, li analizziamo in termini di frequenza, vediamo che non solo aumentano, perché poi se ce ne fossero tanti, ma li avessimo poco, non avremmo un grosso problema, ma aumentano nella frequenza d'uso sui giornali e penetrano nel linguaggio fino a diventare delle parole non più solo tecniche e marginali, ma sempre più comuni, e si insidiano anche nel linguaggio proprio di base fondamentale, per cui ci sono sempre più parole inglesi. Questo secondo me è una regressione, e personalmente difendo e cerco di fare la resistenza davanti a questa aggressione citata dal professor De Martino, la metafora di Nencioni, la lingua va dove vuole, va dove, no? Sì, sì, più o meno, sì, allora, è un fiume che va, è un fiume che passa, e allora, considerando un po' la storia linguistica dell'Italia unita, no? non da Dante, ma limitiamoci al 1800, no, ma non so che non si può fare, non ho ancora detto quello che no, perché i problemi
stanno prima. No, i problemi stanno prima e nel 1861 nessun ministro della pubblica istruzione, nessun governo del Regno d'Italia ha detto adesso abbiamo fatto l'Italia e la lingua andrà dove vuole. Si sono posti il problema della lingua da insegnare nelle scuole, se lo sono posto questo problema. C'è stato un aggiornamento della secolare questione della lingua, no? Per farla passare dal livello di lingua scritta a lingua nazionale effettivamente parlata. E si è aperta una fase nella storia linguistica dell'Italia che io non sono uno specialista, però insomma ho un po' riflettuto su queste cose, si è conclusa più o meno negli anni 60 con la trasformazione dell'Italia in un paese maggioritariamente italofono. Io stesso, io ho 78 anni e da bambino ero diglottico, dialettale e italiano, ecco. Diciamo che mi chiamo Vito Clauzzo, in di Pordenone, e volevo fare una considerazione con il professore che hanno fatto una, diciamo, un'analisi molto bella, ma sbagliata, secondo me, dal punto di vista della partenza. Hanno sbagliato tutti e tre. Perché? Perché nessuno dei tre ha parlato e ha detto che le lingue, italiano, tedesco, francese, eccetera, io personalmente parlo 7 lingue, sono abilitato in 7 lingue, e so, le lingue non è una, la lingua non è una materia formativa, è una materia informativa. Che cosa vuol dire questo? Che la lingua permette di far capire agli altri il nostro pensiero. Io la penso così, poi i professori naturalmente che sono molto più preparati di me, ma io che ho viaggiato tutto il mondo, ho visitato 178 paesi, se non avevo la parola giusta in inglese, eccetera, non ci si capiva. Quindi è inutile che noi tuteliamo tanto la lingua italiana, perché per carità la lingua italiana deve restare, l'abbiamo imparata tutti a scuola, insomma, il latino, l'italiano, eccetera. Ma adesso non serve più da nessuna parte. La tutela della lingua italiana è una perdita di tempo. Impariamo le altre lingue. È per quello che vorrei capire sul discorso della materia formativa e non è formativa. C'è stato un progetto, no, secolare di educazione linguistica nel nostro paese che si è concluso grosso modo negli anni 60 del 60, 70 del Novecento. E quindi possiamo dire che la lingua italiana non è andata, il fiume non è andato dove voleva, il fiume è andato dove è stato indirizzato con le politiche linguistiche che lo hanno indirizzato al risultato che ho detto prima. Non si è lasciato ai parlanti, no, lo spazio per raggiungere un minimo comune denominatore linguistico tra i vari dialetti delle varie regioni d'Italia, perché chissà a questo punto se si fosse fatto così adesso dove saremmo. Quindi in Italia c'è stata un'epoca in cui la politica linguistica c'è stata. C'è stata un'altra epoca all'interno di questo secolo, 1860-1960, c'è stato il ventennio fascista, mettiamolo subito sul tavolo, questo problema che è una specie di convitato di pietra, no? Il fascismo ha promosso una politica neopuristica, dirigista, che oggi viene criticata, sbeffeggiata, però andrebbe anche valutata in maniera più accurata nei risultati che ha conseguito. Ed oggi abbiamo questa situazione strana, no? Per cui di fronte alla penetrazione, all'invadenza o la penetrazione, alla diffusione, ecco, usiamo un termine più neutro, dell'inglese come lingua della globalizzazione,
le varie culture storiche europee reagiscono non con la proibizione della lingua inglese, perché qui nessuno dice di proibire l'insegnamento o la conoscenza dell'inglese, ridurlo alla lingua delle catacombe, ma attuano delle politiche di contenimento e delle politiche di adeguamento e di ammodernamento delle lingue nazionali, perché un problema che finora non è venuto fuori e su cui chiederei il parere dei due invitati è la modernizzazione della lingua italiana e delle altre lingue, dell'italiano, lo spagnolo, il francese, il portoghese, del turco, deve avvenire adottando la terminologia inglese a piene mani, oppure deve avvenire adeguando i suoi strumenti linguistici al nuovo. Quindi la lingua italiana deve diventare un fossile oppure si deve modernizzare. Modernizzare significa avere la capacità di coniare parole nuove. Quando Guglielmo Marconi, che era bilingue perfettamente, no? Inventò il telegrafo senza fili, lo chiamò senza fili, non lo chiamò telegrafo wireless. No, la cosa più bella credo sia la vivacità dei temi che emergono, cioè tutti, io credo che dentro la testa di ognuno di voi c'è una domanda, un sì, un no, un forse, un chissà. Questo io lo leggo anche nei vostri occhi mentre le persone parlano, insomma. E questo è una cosa già da portare a casa, diciamo, come risultato. I temi sono stati un'infinità che sono già venuti fuori, tutti complicatissimi. Quello del se la lingua è formativa e informativa è un tema centrale, ovviamente. Io sono, allora, esempio, io insegno anche in una università americana che ha un progetto in Italia, quindi insegno in Italia. Che cosa fanno per insegnare? Cioè, sul telefono c'è un'etichettina dove c'è scritto telefono. Sulla carta igienica, carta, non proprio sulla, ma accanto, carta igienica, sull'amplificatore, amplificatore. Cioè sono delle etichette, ma una lingua non sono le etichette. Se voi sapete una lingua un po' benino, appena cominciate a saperla benino, vi rendete conto che ci sono, provate a tradurre, e poi in questa lingua non si può dire così. C'è una lingua, è un modo di descrivere il mondo, non è solo un modo di mettere delle etichette, non è solo che questo si chiama vaso in spagnolo o verre in francese bicchiere, non sta lì la lingua. Per capirsi, sì, se io devo dire passami il bicchiere, posso, tanto c'è un linguaggio di base che è, che ci capiamo. Se questo è il problema, se no è il vaso, è vero, e capisce, ma che cosa ci siamo detti? Nulla, che cosa ci siamo detti? Niente in realtà, ci siamo dati un'informazione molto elementare. Per questo, giustamente diceva il dottor Zoppetti, mi scusi, l'età questa, il dottor Zoppetti, che è un problema quello dell'insegnamento in inglese, è un depauperamento della nostra lingua, perché togliamo o possiamo rischiare di togliere alla nostra lingua la capacità di descrivere pienamente il mondo, di portare una cultura, la nostra cultura nel mondo, di portare il nostro modo di collegare le cose, di pensare le cose, di descriverle, di sperarle, di proiettarle. Una lingua è tutto questo, e questo assolutamente va difeso, io ne sono consapevole. No, volevo dire una cosa, il fascismo ha fatto una politica linguistica che si riassume in una sola parola, fallimento totale.
non è passato nulla, cioè uscivano delle parole che dovevano sostituire le parole straniere, credo che ne sia passate due per merito di un linguista che si chiamava Migliorini, autista e regista, credo siano le uniche due che sono passate. D'Annunzio, la terminologia sportiva aveva funzionato, questo è stato l'unico ambito dove sì, diciamo 10 parole e ne abbiamo 40.000 così a botto, insomma un po' poche, ma è fallita anche in un altro modo, cioè la diglossia, la protodiglossia che l'Italia ha vissuto, cioè l'italiano dialetti che tuttora esiste peraltro, lì c'era, era presentato, ma era qualcosa che veniva anche da prima del fascismo, come conflittuale, cioè bisogna schiacciare i dialetti perché emerga l'italiano lingua nazionale. Oddio, qui mi vengono le vertigini, comincio a sentire che quando si parla di queste cose stiamo andando a parlare di cose che con la lingua hanno poco a che fare, e talvolta veniamo travolti da queste cose. Oggi il dialetto lo concepiamo come qualcosa che sta accanto alla lingua italiana, non è contro. Attenzione, laddove è assunto in modo corretto, certamente quando io sento parlare del Veneto o del Lombardo mi scappa solo da ridere, perché non esiste il Veneto, esistono, diceva già Dante, 1000 dialetti di una zona, se andiamo a indagare ancora più sotto ne troviamo forse 10.000, diceva Dante, fra chi sta dentro, nel quartiere su, prima delle mura di Bologna, e quelli che stanno fuori già parlano diversamente. Diceva una cosa bellissima, io mi occupo e mi sono occupato molto di Dante, quindi viene sempre spontaneo a riferirmi, vorrei raccontarvi una storia, se capita ve la dico. Ma diceva, a proposito dei pavesi, non so perché dei pavesi proprio, dice: se un pavese vissuto qualche generazione prima arrivasse nella Pavia di oggi, non riconoscerebbe la sua lingua e penserebbe che il suo paese è stato invaso da, era un'epoca in cui le invasioni barbariche erano ancora abbastanza vicine, è stato invaso da un'etnia diversa, che quindi parla un'altra lingua, un altro ceppo linguistico. Quindi tanto le trasformazioni erano evidenti. Quindi i temi sono veramente tanti, e un altro tema, ecco, poi io finisco. La norma, quando io sento parlare della norma, la grammatica, a me mi comincia a venire i capelli più bianchi di quelli che ho già, perché la grammatica non esiste prima della lingua, la grammatica è un signore, il signor Grammaticus, che si mette lì e cerca di capire che cos'è la lingua in quel momento, è come i sensi unici. Attenzione, noi possiamo pensare che una strada l'abbiamo sempre vista a senso unico, si entra di qui e si entra di là. Ed è importante rispettarlo, il segnale di senso unico, perché sennò facciamo un frontale. Ma niente ci dice che quella strada intimamente è a senso unico. Domani cambiamo il progetto della circolazione e diventa a senso unico nell'altra direzione o in tutte e due le direzioni. La lingua è, e la grammatica, questo è il rapporto tra lingua e grammatica. Non è un qualcosa di stabilito. Pensate cosa diceva Dante del latino. Dante pensava che nessuno avesse mai parlato latino, che i romani non avessero, non parlavano. Cicerone non usciva di casa e diceva ave, marce, e proseguiva. No, parlava un volgare. Quella era una lingua che i grammatici avevano ideato per andare per opporsi, verrebbe da dire l'anglicizzazione, no, per opporsi alle continue trasformazioni che le lingue naturali subiscono. Era una lingua, come dire, sicura, che ci consentiva di capirsi tutti, ma era una lingua che lui poi riconosce come una lingua lontana dal cuore. La lingua che è nel cuore è una lingua che si trasforma continuamente. Ovviamente ricordiamoci sempre il fritto, non si può mangiare un chilo di patate fritte tutti i giorni, si muore. Ecco, ma lì è questione di cervello più che di linguistica, non si può abbandonarsi a una cultura facile che ti fa pensare che se dici una parola in inglese sei più ganzo, sei meglio, sei più ricco, fai più bella figura. Beh, è chiaro chi sono che comanda, quelli che mettono i soldi, che vogliono
Sprenderci. E che noi, a cui non ne frega niente del nostro capacità di pensiero, anzi, meno si pensa meglio è. E quindi anche l'inglese è una chiave in quella direzione, è uno dei tanti segnali in quella direzione, ma ce ne sono tanti altri nella società. L'immagine, l'eccesso di immagine, una cosa, forse va contro a quello che io dico, ma cioè, esistono ormai, se noi chiediamo a un ragazzo, io adoro i ragazzi nel senso che lavoro con i ragazzi e la soddisfazione più grande è vedere la capacità straordinaria che hanno di andare avanti e di fregarsene anche di quello che io dico e proiettarsi nel futuro. Se noi chiediamo quante faccine ci sono per esprimere la gioia, diciamo, quella, ce n'è 10. Non sanno 10 parole che esprimono vari livelli di gioia, di contentezza, di allegria, di felicità. Questo è un altro impoverimento, una cultura dell'immagine eccessiva. Però dobbiamo farlo noi, cioè non sarà siamo noi quel fiume, attenzione, non è il fiume va dove vuole lui, il fiume è di un altro, il fiume siamo, eccolo qui il fiume, siamo noi il fiume. Siamo noi responsabili di dove va il fiume, ma non col dirigismo, cioè con una legge che dice d'ora in avanti si fa così e così, perché non serve a nulla, quello non serve assolutamente, o serve a poco. Significa difendere i valori, difendere le cose importanti, il pensiero, il dubbio, la critica, questo è il fronte dell'oggi. Quindi poi in realtà se costruiamo degli argini li possiamo mandare anche dove vogliamo noi, insomma. Allora, dal punto di vista storico però, la lingua italiana, che come lingua unitaria che parliamo, lingua madre, nel senso che è diventata naturale, siamo diventati italofoni, è qualcosa di molto giovane che si è realizzato, diciamo, negli anni 60, comunque nel Novecento, perché l'italiano ha una tradizione di lingua letteraria che è sempre vissuta sui libri, nella letteratura, e si è imposto un ben preciso modello di italiano, che è quello del toscano, per motivi di prestigio soprattutto, ma non solo, perché è stata fortemente orientata. È stata orientata dalle prime grammatiche, da Bembo in poi, insomma, che hanno sancito delle norme, è stata orientata dall'Accademia della Crusca, dal purismo che c'era, insomma, che ha portato una precisa direzione. Nella nostra storia abbiamo avuto vari periodi di regressione dell'italiano, per esempio nel 400 con l'umanesimo c'è stato un ritorno al latino, lingua internazionale per capirsi tutti, così poi rispondo anche all'intervento, adesso non ci arrivo, è durato un mezzo secolo e poi è ritornato in auge la poesia italiana e ha continuato a svilupparsi, ma anche prima della commissione Broglio, della politica linguistica dell'Italia unitaria dopo il 1861, il regno d'Italia era stato fatto da Napoleone. Napoleone è arrivato in Italia, anche Napoleone in francese, lingua coloniale, sapeva bene, insomma, come imporre la propria lingua, e è una figura molto contraddittoria: da una parte ha incentivato un po' il purismo italiano, dall'altra parte ha cercato di imporre il francese come lingua, per esempio, dell'amministrazione, poi ha salvato la Toscana perché aveva questo atteggiamento un po' ambiguo rispetto all'Italia: da una parte spingeva verso il francese, dall'altra parte riconosceva la bellezza dell'italiano e ha protetto, ha ricostruito la crusta che era stata soppressa, ha istituito dei premi per l'italiano, insomma. Però anche in questa fase c'è stato un momento di regressione, poi l'italiano invece è, insomma. Ora, la politica linguistica dell'italiano unitario è passata, come diceva Carlo Buracchi, soprattutto per la scuola. È fallito completamente il progetto di un dizionario di Stato che aveva fatto Broglio. Quello non ha funzionato, si sono affermati altri dizionari sul mercato. Però la politica di costruire una scuola basata sull'italiano, quale italiano? Il toscano, ha funzionato, credo.
E quindi alla fine la lotta tra questo italiano unitario e i dialetti, perché l'italiano come lingua letteraria storica, attenzione, è vero che tutti che si scriveva in italiano la letteratura, poi dopo ha conquistato anche la scienza e altri ambiti, però la gente, le masse si esprimevano nel proprio dialetto. E quindi c'era, guardate, lo stesso Manzoni dichiarava di non sapere bene l'italiano, no? E allora diceva, siamo qui che parliamo il nostro dialetto milanese, lui parlava il milanese oppure il francese nei contesti internazionali, arriva un genovese o un napoletano e allora, come vuole la creanza, si smette di parlare nel nostro dialetto e si parla questo italiano. Ma ditemi voi se le parole vi vengono come prima, se è naturale, insomma, quindi ancora nell'Ottocento, da qui poi la sua soluzione letteraria di sciacquare i pannarli in anno e di incentivare il toscano, nasce anche da questa sua crisi che non sapeva qual era l'italiano e voleva cercare di inventarlo, di costruirlo attraverso la letteratura. Quando poi è arrivato il fascismo, non dimentichiamo che la politica linguistica del fascismo e la guerra ai barbarismi, che è iniziata con le multe sulle insegne pubblicitarie, ma poi è diventata sempre più forte, aveva anche comunque delle basi culturali molto, molto, molto radicate, riviste, intellettuali, linguisti, scrittori che partecipavano per sostituire i barbarismi con le parole italiche, però era una lotta ancora di principio. Non era un problema numerico devastante come quello che stiamo vedendo oggi, e soprattutto non era intrinseca al fascismo, perché pescava dal risorgimento, da secoli di purismo che condannava allo stesso modo i barbarismi ma anche i neologismi e le parole dialettali. Lo stesso atteggiamento ostile che il fascismo ebbe contro i dialetti poi è rimasto anche dopo, perché è vero che oggi i dialetti sono rivalutati e sono un segno di cultura, riscoprire le tradizioni locali e parlare un dialetto, perché nel frattempo l'italiano si è unificato, ma all'inizio il problema era imporre un italiano sui dialetti, e quindi parlare il dialetto significava essere ignoranti dell'italiano, e quindi ti devo educare, te lo vieto a scuola, e questo è durato anche dopo il fascismo, questa stigmatizzazione dei dialetti. Allora oggi se uno dice qualcosa sulla protezione della lingua o sull'invasione degli anglicismi, gli si dà del fascista magari, no? Comunque si rievoca quello spettro lì, quel tabù che ancora ci portiamo dietro e che è tutto italiano, anche un po' in Germania forse c'è, però per qualche ragione, certo, perché ogni discorso che fa riferimento al nazionalismo con questo passato tira fuori dei fantasmi, degli scheletri che abbiamo nell'armadio, no? Però attenzione, cioè, cominciamo a guardare quello che succede nelle grandi democrazie europee oggi, vediamo cosa succede in Francia, vediamo cosa succede in Spagna, vediamo cosa succede in Svizzera, dove sono state emanate delle raccomandazioni sull'uso trasparente della lingua italiana, perché riguardano proprio il cantone svizzero, no? E tra queste cose ci sono tutta una serie di cose di buon senso, chiamerei, no? Cioè, c'è la femminilizzazione delle cariche, il non usare le parole aggressive o discriminanti, e c'è anche l'evitare l'inglese, proprio perché crea fratture sociali, è divisivo, perché la gente poi non capisce spesso, e quindi qui abbiamo il ritorno dal latinorum di Don Abbondio all'inglesorum, che è un anglo edulcorazione, per cui chiamiamolo Jobs Act e eliminiamo l'articolo 18. A volte gli anglicismi sold out non sono trasparenti, stanno escludendo fette di popolazione, ma queste cose le dicono tranquillamente anche in Francia gli accademici. Noi dovremmo fare un po' i conti di questo. Allora, dove va la lingua italiana e se è un fiume? Mi pare che si usino due pesi e due misure, perché noi abbiamo emanato, e la Crusca è stata
invitata a partecipare e ha partecipato volentieri, ha delle linee guida, delle raccomandazioni per che cosa? Per la femminilizzazione delle cariche. Allora, se oggi diciamo ministra, che inizialmente era una parola strana, scusa, che creava anche delle resistenze, sta diventando normale. Sta diventando normale perché? Perché è stata inserita nei giornali, perché i dizionari almeno dal 1995 hanno cominciato a registrare voci come ministra. Io ho uno Zingarelli del 23, sono andato a cercare ministra, voce scherzosa, la moglie del ministro. Cioè, chiaramente cambia la società, cambiano anche le parole. Però ci sono delle regolamentazioni che sono state fatte in certi ambiti, ma altri ambiti non si vogliono toccare. Allora, a me pare che questo liberismo linguistico sia un po' a intermittenza, nel senso che ci sono delle forti pressioni sociali per un uso del politicamente corretto, delle parole non discriminate, però siccome questa è una ventata che arriva soprattutto dagli Stati Uniti, nel pacchetto non c'è anche l'attenzione per le lingue locali, che invece in Svizzera, in Francia, in Spagna, ma anche in Islanda, che si diceva prima lingua rischio, esiste la figura del neologista di Stato che crea neologismi con degli elementi autoctoni della propria lingua invece che importarli dall'inglese. In Francia, in Spagna, le accademie traducono tutto. In Francia ci sono delle banche dati terminologiche che traducono tutto in modo ufficiale. Cosa succede? Che lì, se uno vuole ricorrere all'anglicismo e parlare di computer e di va bene, lo farà. Non il linguaggio istituzionale, però, perché quando il linguaggio istituzionale, quello dello Stato, delle leggi, delle amministrazioni, deve essere in francese per legge, per il rispetto che si deve alla propria cultura e al proprio patrimonio culturale, ma anche ai francesi, perché bisogna farsi capire. Allora, non da noi, non da noi. Noi abbiamo questo, ci portiamo dietro questo tabù della politica linguistica. Basta dire questa parola, scatta il fascismo. Ecco, ma non è quello il modello della politica linguistica a cui guardare. Proviamo a guardare che cosa succede nel resto del mondo e vediamo anche come è diversa la penetrazione degli anglicismi in Francia, in Spagna, in Italia. Cioè, ci sono delle statistiche su questo, sono impressionanti, sui giornali per esempio. Cioè, ci sono dei picchi cioè, i giornalisti spagnoli e francesi prendono in giro quelli italiani perché usano solo gli anglicismi. Ora, questa lingua che arriva dal basso è un po' un mito, io non sono assolutamente d'accordo. Perché noi diciamo lockdown? Non perché ci piace dire lockdown, perché il 17 marzo del 2020 tutti i giornali hanno cominciato a parlare da un giorno all'altro di lockdown, che nessuno sapeva cos'era. Io mi ricordo, era un martedì, che in televisione ho sentito uno che diceva invece di lockdown, lockout, confondendo addirittura la parola con una serrata di scioperi dei giocatori di pallacanestro. Perché? Perché? Perché è semplice. Finché il Covid era un problema cinese, va bene. Quando è arrivato in Europa, è arrivato in Italia. E allora che cosa è successo? Che Conte fece la zona rossa. Tutti i giornali, e sono andato a cercarmeli prima del 17 marzo, come titolavano? Quarantena, coprifuoco, tutto chiuso, blocco, serrata. Facevano che cosa? Parlavano la loro lingua. Quando il fenomeno è diventato europeo e non più cinese, i giornali anglofoni che cosa hanno fatto? Hanno raccontato il modello dell'Italian lockdown. Il giorno dopo, tutti i giornalisti hanno preso e hanno fatto diventare lockdown. La cosa divertente è che il Corriere sta uscendo adesso con le prime pagine degli eventi importanti, tra cui c'è appunto il lockdown. E peccato che mentre titolano il lockdown, se si va a vedere la pagina riportata, non c'era la parola lockdown, perché è arrivato dopo. Lo stesso per fake news. Abbiamo i giornalisti hanno virgolettato un'espressione di Trump, da un giorno all'altro è diventato solo fake news. O fake. Fake, quello già preesisteva. Ma non fake.
Avete accennato che francesi e spagnoli sono molto più diciamo legati alla loro lingua e usano meno anglicismi. E perché la nostra Costituzione è diventata una carta straccia a partire dai politici, perché nella Costituzione è scritto che la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato. No, non c'è scritto. È stato accennato? No, non è mai stato. C'è solo una legge del 1999 che sancisce questo, ma nella Costituzione si parla tre volte della lingua e si fa riferimento alle lingue minoritarie, ma non c'è scritto da nessuno, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, ma non c'è. E infatti c'è una proposta di legge che però non verrà mai discussa per inserirla sul modello della Costituzione francese che l'ha inserito nel 1992, però non c'è. Mi sbagliavo, mi pare di ricordare che nelle istituzioni pubbliche, delle amministrazioni dello Stato, eccetera, è riconosciuta la lingua di comunicazione. Purtroppo no, perché se così fosse noi avremmo sicuramente un'università che farebbe molto più fatica ad escludere l'italiano dalla lingua di formazione. No, ma dato la Costituzione non serve più nessuno. E dico un'altra cosa ancora più grave. La nuova tendenza preoccupante insieme a quella dell'anglificazione universitaria è che ormai le multinazionali che si insediano in Italia spesso, cioè è cominciato il fenomeno e sta aumentando, bisogna tenerlo sotto l'occhio, fanno firmare i contratti direttamente in inglese facendoti firmare che tu conosci l'inglese. Io ho interpellato un avvocato che anche se non è dal suo ramo, io non posso fare niente, l'unica cosa che posso fare è se ti fanno firmare che sai l'inglese, che capisci il contratto e non è vero, io ti posso difendere, ma se invece tu lo capisci io non so a cosa pigliare, cioè non c'è questa legge. Ti ha aiutato a dire che in Italia non c'è una lingua ufficiale. La Costituzione tutela le lingue minoritarie, ma non dichiara l'italiano lingua ufficiale. Invece rispondo molto brevemente e poi lascio la parola al signore, no? Ci siamo sbagliati o forse non siamo d'accordo, che però è un'altra cosa rispetto a sbagliarsi. Ecco, io non credo che la lingua sia soltanto uno strumento di comunicazione. Fare della lingua semplicemente uno strumento di comunicazione è un po' una semplificazione, è vero che può essere utile, però attenzione, c'è una grossa differenza tra il latinorum e l'inglesorum, tra il latino e l'inglese. Il latino non era la lingua madre di nessuno, era una lingua di intermediazione dotta che si apprendeva per via di studio internazionale e quindi metteva tutti sullo stesso piano. Allora, l'inglese, non dimentichiamo, che è la lingua naturale dei popoli egemoni. E mentre l'Europa spende milioni e milioni di euro per formare le nuove generazioni bilingui a base inglese, che lingue studiano gli studenti inglesi e americani? Nessuna. Preferiscono che siano gli altri che usino la loro lingua. Allora, per questo, se vogliamo metterla sul piano etico, ci sarebbe anche l'esperanto, che è sempre stato bastonato, ridicolizzato con stereotipi e luoghi comuni, che tra l'altro, essendo una lingua artificiale pensata proprio per la comunicazione internazionale sul piano etico, pone tutti sullo stesso livello. Ecco, distinguiamo però l'inglese turistico, diciamo così, che ha una sua utilità per farsi capire, che può avere anche un senso, dall'inglese come lingua della formazione della scienza, che implica una struttura del pensiero, cioè non è che la lingua è semplicemente un abito che si smette e ci si toglie per comunicare, è un qualcosa di più. È intrecciata anche al modo di pensare e al modo di esprimere il nostro mondo e il nostro modo di pensare. Va oltre, poi si può non essere d'accordo, non so io. Non pongo altre domande, lascerei questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione a eventuali domande del pubblico. Mi compiaccio del fatto che abbia resistito fino alla fine, evidentemente l'argomento ha incontrato l'interesse di quanti sono venuti. Bene, sono tutti qua. Una situazione molto interessante questa, però in effetti io sono assolutamente d'accordo con questo, il fatto che dobbiamo difendere in qualche modo
la nostra lingua, perché effettivamente questo vuoto che c'è e che si forma è la cosa che è più preoccupante. No, e che è strano anche questo, no? Cioè, proviamo a considerare la lingua più che come un fiume, come un ecosistema linguistico. È un discorso un pochino più complesso, però l'entrata di tutte queste parole inglesi ci sta trasformando l'italiano in qualcosa, ripeto, che spezza la sua continuità storica fin dai tempi di Dante. E quindi questo io personalmente faccio fatica ad accettarlo, nel senso che difendo la mia lingua. Però la difesa della lingua passa per una parlarne, per una campagna di informazione, per un uso consapevole degli anglicismi. Cioè, se poi dopo gli italiani preferiscono fare come Nando Meliconi, vi ricordate il film di Alberto Sordi, no? Che vuole fare l'americano? Ecco. Cioè, pazienza, però non è più italiano. E allora finisco per agganciarmi proprio a quello che diceva Sina, perché noi proteggiamo il nostro patrimonio culturale, paesaggistico, ecologico, gastronomico, e invece il nostro patrimonio linguistico no? Che tra parentesi, guardate che poche, forse nessuna lingua al mondo come l'italiano gode di una fama straordinaria, cioè questo è anche un bene monetizzabile. Adesso c'è un'acqua minerale di cui non faccio il nome, molto famosa, che a un certo punto ha scritto Toscana sull'etichetta per il mercato estero e ha scoperto che in questo modo ha aumentato le vendite del 20%. Cioè l'italiano ha una... cioè, pensiamo ai prodotti gastronomici dai nomi italofoni, che noi ormai chiamiamo Italian Sounding nel nostro autocolonizzazione. Ecco, non ci sono prodotti finti, francesi, tedeschi, inglesi, pensiamo a questo, insomma. È un patrimonio che dovremmo tutelare, come, certo, non come fascismo, non è quella la strada, però attraverso, io parlo di ecologia linguistica, cioè la transizione ecologica, facciamola anche per l'italiano, cioè cerchiamo di promuovere le parole italiane che altrimenti regrediscono, scompaiono, e quindi le stiamo sostituendo sistematicamente con quelle inglese con una frequenza inaudita, che non inaudita nel senso che nella storia non si era mai verificato l'esplodere delle parole ibride, cioè questo è italo-inglese, non sono più in italiano in inglese. Questo qua va bene, la lingua non va difesa ma va studiata. Io personalmente non sono d'accordo. Ecco, io sono come tutti voi italiano e sono orgoglioso di essere italiano, ma sono anche friulano e sono ancora più orgoglioso di essere friulano e di sapere del friulano, credo almeno. Ho studiato anche, oltre che parlato, da piccolo, fin dalla nascita. E cosa scopro? Scopro che il friulano ha delle parole che per me sono intraducibili in italiano, però esprimono quel concetto. Screa un vestito, screa, vuol dire mettere il vestito per la prima volta. La seconda volta non è più screa. Com'è in italiano? Inaugurare. Esiste? Incignato, e chi lo parla, chi lo conosce? Oh. Oppure disnicià un salame, la diglossia italiana. Disnicià un salame, tagliare la prima fetta del salame, dopodiché non è più disnicià, è tagliare e affettare, diciamo, ma la prima volta disnicià, com'è in italiano? Ma ho capito, ma sono patrimoni di ogni lingua, no? E quindi ognuno la sua, ma va preservata. Ma ho capito, l'inglese va benissimo, è ovvio che devo sapere quando vado all'estero, certo. Ma lei che è friulano, io ho parte del mio cuore che batte ancora per il Friuli, avendoci insegnato un altro tempo. Lei lo sa che il verbo che Dante usa a proposito del friulano è
eructant, che non è proprio una cosa l'italiano nasce in contrapposizione, nasce, è una storia complessa quella dell'italiano, ma e probabilmente un friulano dell'epoca di Dante non parla il friulano che parlava lei, no? Perché sono arrivate altre influenze, si intreccia con la storia, è la storia quella che fa un po' gli argi. Però a proposito del friulano, una cosa interessante, mi correggano i friulani presenti se mi sbaglio, che avendo adottato la coinè friulana come lingua, diciamo, come friulano da insegnare, esiste l'osservatorio della lingua friulana che produce dei lessici specialistici per tradurre in friulano la terminologia scientifica, la terminologia medica, eccetera. Nessuno si scandalizza di questa cosa se si fa con il friulano, no? No, voglio dire, è una... Ci si scandalizza nel senso che è abbastanza... Ma se ho capito, ma se si facesse... noi la terminologia italiana ce l'abbiamo, la terminologia italiana l'abbiamo già, ma per un nuovo aggeggio che venisse inventato domani, no? Si creasse, si proponesse, come fanno in Francia e in Spagna, il vocabolo italiano, questo succederebbe scandalo. Teniamo presente che il 50% dei neologismi del nuovo millennio, cioè delle parole nuove, 50% la metà è in inglese crudo, vuol dire che l'italiano comunque ha smesso di creare le proprie parole. Io volevo aggiungere, se non sbaglio anche stavolta, che è l'Accademia della Crusca che va via più accettando termini stranieri senza modificarli come l'italiano, per la lingua italiana. No, non sono un linguista e perciò chiedo chiarimenti. Allora, bisognerebbe spiegare tante cose, cos'è l'Accademia della Crusca, quali sono i suoi compiti, quali sono i suoi modificati, sì. E è molto complicato e non sta certo a me. La Crusca partecipa ad organismi che, uno di questi si chiama Incipit, quindi con un riferimento, come dire, mi sia consentito un po' di ironia, che dice, attenzione, noi siamo professori e parliamo un po' di latino anche, incipit, cominciare, cioè comincia, cioè quelli che sono detti gli inserimenti incipienti, cioè quelli che, cioè, abbassiamoli finché sono piccoli, cioè quando vedono qualche parola che sta, per esempio c'era, vi ricordate, stepchild, quello del stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio, del figlio della... Francesco Sabatini, grande linguista e presidente onorario della Crusca, aveva proposto configlio. Avete sentito qualcuno che rappresenta il mio configlio? Io non l'ho sentito. Adoro Francesco Sabatini, è un mio amico, mi butterei per terra se c'è una pozza perché cammini sopra di me, ma diciamo l'operazione non ha avuto un grande esito, e così molte volte viene la Crusca propone dei sostitutivi, ora non viene in mente altre cose, ma alcuni, non so, lavoro agile invece di lavoro agile, tra l'altro è un'ambiguità, insomma, lasciamo stare, non è facile intervenire sulla lingua, la lingua veramente va dove vuole perché è fatta di migliaia di elementi che arrivano. E per dire, no, ora il dottor Zoppetti ha usato, gli è scappato il Covid. Allora il professor Marazzini, presidente, già presidente della Crusca, presidente credo anche del gruppo Incipit, e che è intervenuto anche nella questione giustissima, quella dell'Università di Bologna sui corsi in inglese, ha scritto un articolo in cui diceva si dovrebbe dire la Covid, perché allora disease, malattia, la D di Covid in italiano è malattia, quindi la Covid, come in altri casi si è proceduto nelle trasformazioni. Poi ha cambiato idea,
E la differenza è quando un tram in viso cambia idea, e santi Dio. L'Accademia francese e spagnola sono intervenute e hanno detto no, la Covid, perché le stesse motivazioni, che cosa hanno fatto tutti i giornali? Hanno scritto, ah ok, si dice così, la Covid. Ma i giornali... da noi no, da noi no. Bisogna, facciamo un passettino. Chiedo scusa, così. E i giornalisti dove li lasciamo? Esattamente. Certo, allora facciamo una lingua. Hanno una funzione importante. Sono loro che fanno la lingua. Esatto. E allora? Almeno in gran parte, non... Attenzione, cioè... Se voi andate al mercato, non lo so, ora io non ho fatto studi su questa cosa, si sente, almeno da una certa zona in giù, si sente dire gli euro. Dammi 2 euro. Dice questo Lucarciocchi, dammi 2 euro. Ma è allora, orribile. Perché? E qui è una legge italiana che va con una legge linguistica italiana che va contro una cosa indicazione dell'euro. Sì, perché euro. No. All'estero si è euros. Esatto. Cioè siamo solo noi che avevamo deciso. E la Crusca su questo era intervenuta all'inizio proponendo euro. Poi la Crusca. Non sa farsi sentire, anche perché ha rinunciato, non può, nel senso che è inutile dire così cos'ha. Chi ha voglia dice euro, tra un po' si vedrà, ora sta andando euro, perché ci sono molte ragioni, gli euro, perché doveva essere tutto uguale, però in greco leggono evro e non c'è nulla, bisognerebbe cambiare la testa per non fare il plurale. Sì. Evro, sì. Sì, perché ideologicamente doveva essere una parola che in tutta l'Europa era pronunciata nello stesso modo, ma in questi paesi se non metti la S finale dice 1 milione di euro senza la S ti danno 1 perché non c'è la S e quindi la S implica che poi ci sia che non pronunciano ma che sta scritta, quindi complicatissimo. Però la gente non dice se stepchild adoption, no, e se lo dice perché lo dice sul giornale. Sì, certo, bisogna delle volte non lo capisce. Sì, ecco, vediamo che c'è questa famosa cosa del capire. Per esempio, il capire è molto più importante. Scusi, però una cosina sola sotto. La storia linguistica d'Italia è completamente diversa dalla storia linguistica degli altri paesi. Questo è il nostro peccato di origine, che è anche la nostra, diciamo, bellezza. A me quando io leggo i libri di italiano, una lingua bellissima, mi si drizzano i capelli, cioè tutte le lingue sono bellissime, non solo per la ovvia legge che ogni scarafone è bella a mamma sua, ma perché tutte le lingue corrispondono a delle persone, a degli esseri umani. Cioè dire che una lingua è più bella dell'altra è pensare sotto sotto che noi siamo meglio degli swahili, che sono 3 gatti che stanno in Africa, perché poi scatta subito questo pensiero. La nostra è una storia linguistica molto diversa, che pesa, scusate, un secondo solo, perché è un motivo di riflessione. Noi abbiamo costruito, noi pensate, è stato citato Bembo, un uomo che nel 500 dice da oggi si scrive, perché il problema era scrivere, non parlare, si scrive come 2 secoli fa. Perché allora sì che parlavano bene. E questa scommessa diventa vincente. Ma diventa vincente per ragioni non linguistiche, per ragioni culturali e per ragioni, come dire, politiche. E queste sono le forze che sono in campo. Non è un problema solo di stepchild adoption e trovare il sostituto. È avere una cultura capace di esprimere una grande lingua. Cosa facciamo noi quando diciamo ci sono troppe parole inglesi? Siamo presenti nelle battaglie per difendere la cultura italiana? Altrettanto. Come paese no, ora voi sicuramente sì, come paese no, ce ne freghiamo. E poi matita rossa, matita blu, cavolo, hai messo poco l'accento. Ma si è scritto per secoli poco l'accento e non è morto nessuno. Prego. E premetto che sono un po' preoccupata perché qua ci sono dei miei studenti ai quali io chiaramente devo correggere i compiti e chiaramente nei prossimi giorni mi diranno ma professoressa adesso solamente se mi rispondo certo la lingua va dove vuole, anzi a delle volte io confesso per esempio con il pronome indiretto, lei, gli dico guarda tra 50 anni avrai ragione tu
scompare le, però per il momento fammi fare il mio lavoro. Ecco, io questo penso, no? Che è vero che è l'uso l'arbitro della lingua, per usare l'espressione manzoniana, però cosa succede se le agenzie normative, che significa agenzie normative, non per legge si elimina il lei, si mette il voi, cioè non questo, ma istituti, enti, la scuola, appunto i giornali. Io ricordo che è vero che l'Unità d'Italia, la scuola, ma i mezzi di comunicazione di massa hanno fatto l'italiano, c'erano delle norme anche di dizione addirittura, no? Quindi l'italiano è frutto di tutto questo, però appunto il mio problema è che cosa succede se le agenzie normative abdicano al loro ruolo. Ecco, in questo poi sono state dette cose molto interessanti e secondo me questi incontri qui servono, tra l'altro, perché fanno un sentire, cioè condividere questo e centrare la questione non in modo appunto banale, non con appunto il il computer, insomma, voglio dire parlarne seriamente, mettere degli argomenti è importante. Però c'è una responsabilità, ecco, c'è un discorso di responsabilità e ringrazio comunque tutti perché siamo riusciti a usare le parole inglesi, tra l'altro, solo in modo funzionale, giustamente, insomma, là dove servivano con i chiarimenti, quindi è possibile. Quello che a me preoccupa, per esempio, come insegnante, è proprio l'impoverimento poi per quel che riguarda l'italiano, cioè l'italiano è una lingua, come tutte sicuramente, ricca, ma è la nostra. La nostra lingua, insomma, è quella che usiamo e che quindi va invece riscoperta, valorizzata, ed è un lavoro duro a scuola, confesso che è un lavoro impegnativo e avremo bisogno anche di un po' di, come dire, sostegno in questo. Sì, io non voglio fare domande, ma soltanto qualche commento su quello che ho sentito. Perché sono molto sensibile a questo discorso. Sono sensibile e devo anche dire perché sono nata in una famiglia dove la mamma era di madrelingua slovena, papà italiano e militare. Durante la guerra fredda a Gorizia, dove sono nata, la lingua di mia madre era tabù, io la vivevo come tale, me ne guardavo bene da riprodurre anche ogni singola parola e ho vissuto questa contraddizione a lungo termine fino a quando le cose non si sono, diciamo, ammorbidite, no? Ma intanto mi è rimasta questa sensibilità verso le lingue. Poi cosa ho fatto nella vita professionale? Ho insegnato l'inglese, un altro motivo per cui mi interessava questa conferenza, e mi sono chiesta tutto il tempo dove mi pongo, dove sono, no? Ecco, sono contro l'accanimento terapeutico e sono però anche a favore di una responsabilizzazione su questo eccessivo uso degli anglicismi, sicuramente. Una responsabilizzazione che però non può partire da noi singoli individui, ma che quando diciamo abbiamo permesso questo, abbiamo fatto questo, qual è il soggetto? Patrizia, poco prima di me, ha detto la stampa, ha detto i mezzi di comunicazione di massa. Secondo me questo discorso dell'invasione degli anglicismi si è acutizzato proprio perché in questa società dove viviamo adesso tutto è amplificato rispetto a una volta. E l'ultima cosa che voglio dire è, quando è stato detto che la lingua ha solo un valore informativo, per me è un valore formativo molto forte, al punto che sono completamente contraria all'utilizzo dell'inglese come lingua esclusiva all'università, perché già nel mio piccolo, la mia formazione didattica, solo didattica, puntualizzo, è stata fatta in inglese perché ho frequentato i corsi in Inghilterra. Il mio modo di concepire la didattica o di parlare di didattica quando mi viene chiesto di farlo passa attraverso l'inglese. L'inglese, cioè la lingua in cui si studia, forma la mente. Dobbiamo anche pensare perché queste cose accadono, non è solo la presenza della gente cattiva. Cioè il complotto non c'è, ci sono dei cattivi, ma un numero limitato e ben individuabili, potenti, potentissimi, certo, e che bisognerebbe anche combattere. Esiste
La Crusca ha una delle sue attività che si chiama OIM. Questo OIM è cos'è? Osservatorio degli italianismi nel mondo. Cioè anche l'italiano ha ammorbato, se così vogliamo dire, le altre lingue. Cioè, quando voi prendete le parole dell'architettura, in quasi tutte le lingue del mondo, una bella fetta sono italianismi, cioè sono parole italiane che sono arrivate. La musica non se ne parla, si apre uno spartito in Corea e c'è scritto pianissimo, adagio, accelerando, e tutti lo capiscono. E perché questo? Perché i nostri musicisti erano i più bravi, perché i nostri architetti erano i più bravi. Oggi i più bravi informatici sono americani, sono inglesi. E la battaglia è anche questa. Potenziamo queste scuole, potenziamo le università, paghiamo le persone. L'università vive di una quantità di precari che fa paura. Si può costruire un paese sul precariato? No. Queste sono, scusate, non la voglio buttare in politica perché è lontano da me, ma a volte ci si consola pensando alla stepchild adoption. Stiamo suonando il violino mentre il Titanic affonda. Guardiamo ogni tanto se per caso c'è un iceberg che c'è entrato dentro. E poi è collegato anche perché le forze magari sono le stesse che lavorano qua e lavorano là, contro e a favore. Però ecco, non limitiamoci a questo, cioè quando io sento la scuola, il vibrante della scuola, penso che molte volte sono lasciati soli non solo nei problemi linguistici, ma sono una riforma ogni 3 minuti, regole assurde, obblighi pazzeschi per cui uno non ha più il tempo di prepararsi perché deve fare 3.000 fogli che non servono a nulla. Ma è che questo anche è un problema forse voluto, cioè meno si pensa meglio è. È anche un problema politico comunque, come giustamente posto, no? E faccio solo presente che noi viviamo un po' delle vecchie glorie del Rinascimento e del melodramma, perché noi adesso in che cosa siamo forti, che cosa ci identifica? Sì, a parte la pizza e il mandolino, l'Italian design per esempio, no? Allora, l'inglese ha raccolto parole da ogni lingua del mondo, ma le ha adattate alla propria indole. Quindi disegno industriale italiano è diventato design e oggi noi ce lo riprendiamo con il restyling inglese e diventa il nostro vanto. E abbiamo appena fatto il ministero, il nuovo liceo del Made in Italy, vediamo i progetti politici di promozione della cultura italiana che si chiamavano Veri Bello, fallito miseramente, di Franceschini della sinistra, e arriviamo a Open to Meraviglia passando per It's Art, progetti falliti. Cioè è questo il problema grosso, che stiamo passando, è vero, le lingue sono tutte sullo stesso piano, tutte, ma questo vuol dire che l'inglese non è la lingua superiore su cui dobbiamo puntare e considerarla così e introdurla nello Stato. Cioè, perché poi le leggi sembra che lo Stato lavori più per l'inglese che non per l'italiano. La riforma Madia ha preso, c'era per i concorsi alla pubblica amministrazione, era d'obbligo conoscere una lingua straniera, ha cancellato lingua straniera e ha scritto inglese. Questo è discriminante nei confronti delle altre lingue. Noi abbiamo uno Stato dove i progetti di ricerca o anche i fondi di finanziamento per la scienza, denominati PRIN e FIS, sapete in che lingua bisogna presentarli? In inglese. Io se voglio chiedere un finanziamento per uno studio su Dante lo devo fare in inglese. Questo è assurdo. E finisco con una citazione di Gramsci, visto che poi dopo così c'è un po' anche di sinistra, no? Allora, ogni volta che emerge la questione della lingua, sotto c'è qualcos'altro, c'è un cambiamento sociale di questo. Come funzionava per Gramsci la lingua?
come per Pasolini, cioè c'erano dei centri di erogazione, c'era una classe dirigente, ci stanno boicottando e questo è il segnale. Sono i poteri forti. No, non c'è nessun complotto in realtà, c'è uno spontaneo asservimento a questa cultura dell'inglese superiore e comunque ci sono dei, ritornando a Gramsci, insomma, ci sono delle classi dirigenti e la lingua si forma sempre perché il popolo imita dei modelli, che poi Pasolini li chiamava i centri di irradiazione della lingua, che una volta hanno unificato l'italiano e adesso lo stanno trasformando in una lingua che appare più italianese, cioè è un ibrido. Bene, grazie.